il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, per le misure di conservazione messe in atto attraverso il progetto Life Wolfnet per la tutela del lupo appenninico, specie ancora a rischio di estinzione a causa di bracconaggio e persecuzione e simbolo della biodiversità delle aree protette dell'Appennino. Questa è la motivazione che ha visto premiare il Parco del Pollino per uno dei progetti più importanti dell'ultimo periodo, il Life Wolfnet, sulla tutela e la conservazione del lupo. Un legame e una collaborazione con Legambiente costante e importante che li vede impegnati sul fronte della sensibilizzazione alle problematiche ambientali, ma anche nella tutela e valorizzazione dei territori e delle risorse della nostra regione. Una grande bellezza quella terra di Calabria che va difesa ma anche comunicata. Tre parchi nazionali, serre, riserve naturali, bioparchi, questa Calabria è una grande bellezza? È una grande bellezza e soprattutto io insisto col dire che se si guardasse di più a questo entroterra straordinario della Calabria credo che potremmo crescere ancora di più. Queste comunità, nei territori, si è saldata un'alleanza straordinaria tra le popolazioni, gli amministratori, il mondo dell'impresa, il mondo dell'informazione, l'associazionismo, e credo che è proprio qui che bisogna guardare. Ci sono bellezze straordinarie sul piano naturalistico, storico-culturale, la filiera agroalimentare di qualità. Andrò a Torino dal 22 al 26 perché c'è il grande salone del gusto, terra madre di Slow Food, e lì insomma andremo a parlare di cibo di qualità. Enogastronomia, paesaggio, ma anche turismo e comunicazione. Comunicazione, è un territorio che va raccontato meglio, questo sì, va comunicato meglio perché io credo che ci sia ancora davanti a noi uno spazio potenziale enorme, però mi riferisco soprattutto al territorio del Pollino, è un territorio ancora molto inesplorato. Io lo dicevo poco fa, noi abbiamo una grande affiliazione in alcune regioni di prossimità, stiamo crescendo anche nel contesto nazionale. Però anche qui stasera veniva detto, dobbiamo allargarci al contesto internazionale, ci sarebbe un'offerta integrata tra mare e mondi che è straordinaria.